Vediamo adesso un teorema non semplice, dal quale non vi richiederò di sapere la dimostrazione, che però mettiamo per completezza, che riguarda le variabili estratte da una normale. Intanto richiamiamo un fatto che abbiamo visto varie volte, chiamiamolo pure lemma 1, e cioè questo è un fatto puramente algebrico. Che la somma per k che va da 1 a n, diciamo così, se x1, xn appartengono a R e x segnato n uguale alla somma per k da 1 a n di x con k, tutto per 1 su n, allora la somma di x con k meno mu. Al quadrato è uguale alla somma per k che va da 1 a n di x con k meno x segnato n al quadrato più n volte x segnato n meno mu al quadrato. Dimostrazione già vista tante volte, si aggiunge e toglie. X segnato n e si osserva che la somma per k che va da 1 a n di x con k meno x segnato n è uguale a 0. Quindi questo lo diamo per buono. Adesso arriva il teorema importante. Allora, se x con k da 1 fino a n sono distribuiti normalmente, e indipendenti, ossia sono estratte da un campione normale, allora x segnato n è indipendente da x con k meno x segnato n per ogni k da 1 fino a n. Questo teorema è notevole perché x segnato n comprende x con k, quindi dice qualcosa di molto particolare e di fatto è vero soltanto se la variabile casuale di estrazione è una normale, altrimenti non è vero. Vediamo la dimostrazione. Allora, l'idea consiste nel fare un cambio di variabile, quindi si pone y1 uguale proprio x segnato n. Poi si pone y2 uguale x con 2 meno x segnato n, così che si vede subito che x con 2 è uguale a y1 più y2. Poi y3 si pone x3 meno x segnato n, così che x3 è uguale a y1 più y3. E così via, yk è uguale a xk meno x segnato n, per cui xk è uguale a y1 più yk, e infine fino a n, vabbè, yn è uguale a xn meno x segnato n, per cui xn è uguale a y1 più yn. Come vedete manca x1, allora cerchiamo adesso di calcolarci quanto fa x1 in funzione di y, perché poi dovremo calcolare lo jacobiano. Allora, facciamo la somma di queste. Quindi scriviamo x2 più xn uguale. Quindi viene n, diciamo, y2 più yn e poi resta più n meno 1 volte y1. Che io posso scrivere anche come meno y1 più y2 più yn più n volte y1. Ora, i primi rimangono uguali. y1 è la media campionaria, per cui questo diventa x1 più x2 più xn, perché l'n si semplifica. Quindi qui abbiamo n e qua fratto n.
e questo si semplifica. A questo punto si semplificano anche un sacco di cose, perché ricordiamoci che al primo membro avevamo x2 più xn, quindi questi si semplificano tutti, tranne x1. E quindi, portando x1 a sinistra, abbiamo che meno x1 è uguale a meno y1 più y2 più yn. E quindi, finalmente, x1 è uguale a y1 meno y2 meno y3 meno yk meno yn. E a questa va aggiunta, quindi vanno aggiunte le altre, quindi x2 uguale y1 più y2, x3 uguale y1 più y3, x4 scusi, xk uguale y1 più yk e infine xn uguale y1 più yn. A questo punto dobbiamo calcolare lo jacobiano, è meglio calcolare lo jacobiano di questa. Allora, questo jacobiano intanto è costante, si vede subito perché questa è una trasformazione lineare, e vale 1, meno 1, meno 1 e così via fino, a meno, fino all'ultimo che è meno 1. Invece qui abbiamo 1 su tutta la colonna perché le derivate rispetto a y1 fanno sempre 1 e qui invece le derivate sono 1 per il 2, per la posizione 2, poi avremo 1 per la posizione 3, 3, e così via, e così fino a 1, mentre gli altri sono tutti zeri. Quindi questa matrice ha una struttura molto particolare. Quindi abbiamo tutta una colonna di 1, poi la riga ha un 1 all'inizio e tutti meno 1, e poi qui dentro c'è l'identità di ordine n-1. Ecco. Allora adesso andiamo a capire come si fa a sviluppare, a calcolare il determinante di questa quantità. Quindi andiamo a mettere un po' di zeri per capire cosa succede e decidiamo di sviluppare questo determinante lungo questa colonna. Quindi incominciamo con il primo termine, prendiamo l'ultimo. Allora, questo termine qui è la posizione nn, quindi n più n fa 2n, questo qua è jnn, per cui meno 1 alla 2n è sicuramente 1. E quindi intanto, quindi chiamiamo questa quantità, chiamiamo il determinante jn. Allora, j, intanto cominciamo con j1, j1 è facile, è 1 meno 1, 1, 1, e questo fa, anzi chiamiamolo j2, non j1, questo è j2 perché, esatto, e quindi fa 2. Ecco, quindi intanto j2 fa 2. Poi, torniamo adesso sviluppiamo jn, quindi abbiamo che jn è uguale alla somma di due termini. Uno è quello che si ottiene sviluppando rispetto all'1. Se andate a vedere cosa succede, si vede immediatamente, viene una matrice che è esattamente uguale a quella di partenza scalata di 1, perché c'è l'identità con un 1 in meno, c'è la colonna di 1 e l'1 con la colonna di meno 1, per cui il primo termine è sicuramente jn-1 moltiplicato per più 1, e quindi questo qua fa più 1. Poi invece dobbiamo sviluppare lungo, dobbiamo moltiplicare per questo termine. Questo qui è sempre un meno 1, quindi abbiamo più meno 1, però stavolta questo qua è il posto 1n, questo va moltiplicato per meno 1 alla n più 1, e quindi farà meno 1 alla n, perché meno 1 al quadrato fa 1, tanto per cominciare.
Poi che cosa resta? La cosa interessante è che resta un determinante che è meglio scriversi. Allora, questo determinante come è fatto? Intanto non ha più la riga con i meno 1. Diciamo che parte con, perché abbiamo dovuto togliere questa riga e questa colonna. Quindi parte con 1, diciamo, ha una colonna di 1. La prima colonna è tutta una colonna di 1. Poi c'è la parte subito con l'identità e sarà l'identità giusta, quindi n-1. No, sarà l'identità n-2 e finirà qua. E poi ci sono tutti i zeri. Quindi qui in fondo, a parte il primo 1, ci sono tutti i zeri. Ok, allora, adesso resta da calcolare questo determinante qua. Questo determinante qui lo sviluppiamo rispetto all'ultima riga. Ed è facile perché l'ultima riga è in posizione meno 1 in posizione n-1, 1. Quindi meno 1 alla n. Poi moltiplica 1 e moltiplica l'identità, e quindi esattamente n. Morale della favola, jn è uguale a jn-1 più meno 1 alla n per meno 1 alla n, scusate, questo era 1, non n, per 1. E quindi alla fine delle finite viene jn-1 più 1. Di conseguenza, noi sappiamo che J2 era uguale a 2, Jn è uguale a Jn-1 più 1, da questo si deduce immediatamente che Jn è uguale a n per n maggiore o uguale a 2. J1 non ha molto senso. E quindi abbiamo dimostrato questo primo fatto. Quindi la J della trasformazione X freccia Y, scusate, della y freccia x è uguale a n, e di conseguenza la j della trasformazione x freccia y è uguale a 1 fratto n. Quello che conta è che è indipendente dagli xk, è una costante. Quello si poteva sapere anche prima che era una costante perché era lineare, ma così abbiamo fatto anche il conto per bene. Adesso andiamo a eseguire la parte più interessante, cioè cominciamo a vedere com'è fatta la trasformazione. Intanto scriviamo nella maniera che conosciamo la normale, quindi questo sarà un 1 fratto radice di 2 pi greco sigma elevato alla n, scriviamo la distribuzione delle x per l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma quadro che si raccoglie, e poi ci sarà la somma per k che va da 1 a n di x con k meno mu al quadrato. Questo perché questo è un prodotto per k che va da 1 a n per l'indipendenza di 1 fratto radice di 2 pi greco sigma esponenziale di meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro. Perché tutte hanno stessa varianza e stesso valore atteso. Di conseguenza, usando il lemma che abbiamo visto prima, questo è 1 fratto radice di 2 pi greco sigma alla n, esponenziale, alla fine interessa solo l'esponente, quindi verrà meno 1 fratto 2 sigma quadro per, allora verrà la somma su k di x con k meno x segnato n al quadrato, e poi verrà più n x con k x segnato n meno mu al quadrato usando il lemma. Adesso possiamo calcolarci la f delle y e vedere cosa diventa. Quindi la f delle y1 yn sarà 1 fratto radice di 2 pi greco sigma alla n, poi ci servirà lo Jacobiano che abbiamo detto è 1 su n, e poi c'è questa costante, la chiameremo cn perché così non ci interesserà più. E avremo meno 1 su 2 sigma quadro, e adesso dobbiamo fare la sostituzione.
Allora, per fare questo dobbiamo prima enucleare il primo termine, quindi questo diventa x1 meno x segnato n al quadrato più la somma per k che va da 2 fino a n di xk meno x segnato n al quadrato e poi ci sarà l'ultimo termine, nx segnato n meno mu al quadrato. Allora, andiamo avanti. Questa sarà, chiameremo Cn per non stare lì a scrivere troppe cose. Adesso andiamo a scrivere che cosa fanno xk meno xn. Allora, xk meno x segnato n, sappiamo che sono yk più y1 meno x segnato n che è y1 e quindi è esattamente uguale a yk. Quindi questi termini qua sono facili e sono uguali a yk. Questo qui è un po' più difficile perché x1 meno x segnato n era, se ricordate, il primo era col più, quindi y1 meno y2 meno y3 meno yn e poi c'è meno y1 perché y1 era x segnato n. Quindi y1 e y1 si semplificano e resta la somma da, quindi viene c con n. Esponenziale, mettiamo sotto che è meglio, è uguale a c con n esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma quadro, che moltiplica allora x1 meno x segnato n, siccome al quadrato tutti i meni si semplificano, per cui si vanno via, per cui somma per k che va da 2 fino a n di yk tutto al quadrato. Poi abbiamo più la somma per k che va da 2 a n di yk al quadrato stavolta. E infine l'ultimo termine, quindi più n per x segnato n che è y1 meno mu tutto al quadrato. E così ce l'abbiamo fatta, perché adesso questa si fattorizza in due funzioni. Una che ha, vedete che bello, viene la somma delle yk al quadrato più la somma delle yk al quadrato, e questo per k che va da 2 fino a n, per l'esponenziale di meno n fratto 2 sigma quadro y1 meno mu al quadrato. E quindi abbiamo una funzione delle, chiamiamola una h, delle y2 fino a yn moltiplicata per una g della sola y1. E questo è sufficiente per dire che y1, che sarebbe x segnato n, è indipendente dal complesso y2, yn. E quindi x segnato n è indipendente dal complesso x2 meno x segnato n, eccetera, eccetera, fino a xn meno x segnato n. Quindi il teorema è quasi giusto, quasi finito, manca solo k uguale a 1. Quindi cosa dire di x1 meno x segnato n? A parte il fatto che abbiamo scelto x1, si potrebbe fare anche là, anche partire da un altro valore, però è più semplice sostituire. E quindi scrivere x1 come y1 meno y2 meno yn, che era x1, poi meno x segnato n, che era meno y1, e questo è meno la somma, l'avevamo già osservato questo, più y3 più yn, e questa è una funzione k di y2, yn. Quindi siccome x segnato n è indipendente da y2 e yn,
anche x1 meno x segnato n, che è una funzione di y, 2yn, è indipendente. X1 meno x segnato n è indipendente da y2, yn e così il teorema è finito. Osserviamo che non è vero che x1 meno x segnato n, x2 meno x segnato n e così via sono, diciamo, non sono indipendenti. Non sono tutti indipendenti. Perché? Perché quando io vado a fare la loro somma, perché la somma degli xk meno x segnato n fa 0. Quindi non è vero che si fattorizza tutto, si fattorizza 1 col complesso di tutti gli altri n meno 1. È vero però che x 1 meno x segnato n, che diciamo così, che x segnato n, e a questo punto anche x1 meno x segnato n, è vero che uno di essi è indipendente dal complesso degli altri n meno 1. Questo è un fatto molto particolare, come già forse ho detto, è vero solo se la distribuzione di partenza è una distribuzione normale. Si può dimostrare che la distribuzione normale è l'unica per la quale succede una cosa del genere. Possiamo anche calcolare la distribuzione di y2, yn, perché il grosso dei conti ormai l'abbiamo fatto. Andiamo a riscrivere l'espressione della f y1 yn, vediamoci anche le costanti giuste, quindi era 1 su n radice 2 pi che è cosigma alla n, quindi 1 su n radice 2 pi greco sigma tutto alla n per l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma quadro, andiamo a evidenziare la parte, eccolo qua, somma di yk al quadrato più somma di dei quadrati, quindi somma yk al quadrato più somma dei quadrati degli yk da 2 a n, e poi c'era per l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma quadro n x segnato n meno 1, che era y1. Controlliamo, sì. Quindi, questa si vede che è una normale del tipo meno x segnato n meno mu fratto 2 volte sigma quadro fratto n, che è la varianza della normale, e quindi dobbiamo prenderci un coefficiente pari a radice di 2 pi greco sigma fratto radice di n. Pertanto rimane, se non sbagliamo i conti, 1 fratto radice di 2 pi greco, no, questo è fuori dalla radice, radice di 2 pi greco sigma alla n meno 1, perché ne abbiamo preso 1 qua, e poi abbiamo tolto un radice di n, per cui viene n radice di n, esatto. E poi c'è l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma quadro somma degli yk tutto al quadrato più somma degli yk al quadrato. E questa, se non abbiamo fatto errori, è la distribuzione
di y2, yn, che non sono indipendenti tra loro. Le y si vede anche, per esempio, semplicemente per n uguale a 3, perché per n uguale a 3, prendiamo per semplicità sigma uguale a 1, l'esponente è meno un mezzo, quindi dobbiamo fare y2 più y3 al quadrato più y2 al quadrato più y3 al quadrato fratto 2 col meno. Ah no, l'ho già messo. E quindi che fa meno un mezzo, vedete che viene 2y2 più 2y3 più 2y2y3. E quindi viene una costante dipendente da n per l'esponenziale di meno y2 al quadrato meno y3 al quadrato meno y2y3, che è una normale bidimensionale, ma non si fattorizza perché con, io credo che rho, mi sa che 2 per 1 meno rho dovrebbe essere il coefficiente di y2 e y3 è uguale a 1, per cui rho dovrebbe essere uguale a un mezzo, probabilmente, da verificare, si può fare il conto. E questa è un'ulteriore riprova del fatto che le y tra di loro non sono indipendenti, anche se il complesso delle y è indipendente dalla media campionaria. Come ulteriore corollario abbiamo il fatto che la media campionaria è S quadro n-1, cioè 1 fratto n-1 somma degli x con k meno x segnato n al quadrato, per k che va da 1 stavolta fino a n, sono indipendenti. Quindi mettiamo corollario. Sono indipendenti. La cosa è immediata perché S quadro n-1 è 1 fratto n-1 per la somma degli xk meno x segnato n, che sono delle variabili tutte nel complesso indipendenti da x segnato n. Sono tutte complessivamente indipendenti da x segnato n, pertanto anche la loro somma dei quadrati lo è.